Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parliamo di 7 passi concreti inventati da Dave Ramsey che hanno permesso a migliaia di persone di liberarsi dai propri debiti e di iniziare ad accumulare ricchezza. Questo video è sponsorizzato dal Master in Finance e Fintech di Bologna Business School. Il master è indirizzato a studenti che sono in possesso di una laurea triennale, che hanno una buona padronanza della lingua inglese e che magari vogliono specializzarsi nel mondo fintech. Questo master porta all'acquisizione di competenze finanziarie e della profonda comprensione delle nuove tecnologie digitali collegate al mondo della finanza, come blockchain, intelligenza artificiale e analisi dei big data, le quali stanno modificando profondamente il panorama del mercato finanziario e creando importanti opportunità per gli attuali attori del settore. E combinare sicuramente le competenze finanziarie tradizionali con la nuova conoscenza approfondita delle nuove soluzioni e applicazioni digitali è diventato sicuramente di vitale importanza. Questa offerta formativa propone un nuovo approccio didattico intersettoriale e innovativo, che è in grado di garantire agli studenti un forte vantaggio competitivo, considerando le nuove esigenze di mercato. Questo percorso include 2 cicli di studio ed è possibile seguire anche le lezioni online in questo periodo e si conclude con uno stage di 500 ore, al termine del quale il 91% degli studenti è riuscito a trovare lavoro all'interno delle aziende in cui è effettuato lo stage. Come molti di voi già sapranno, anche io ho studiato nel settore dell'intelligenza artificiale e Big Data Analytics e credo che questo sia un settore veramente promettente sia per il futuro e sia per chi sta cercando un percorso per specializzarsi e magari ambire a posizioni manageriali all'interno di queste aziende. Per questo sicuramente a chi è interessato lo incoraggio a guardare questo master e vedere se effettivamente può fare al caso vostro. Sono ormai rimasti pochissimi giorni per iscriversi, quindi vi lascio qui sotto in descrizione un link col quale potete approfondire questa offerta e scaricare anche maggiori informazioni. Dave Ramsey è un conduttore radiofonico, un autore e una persona di rinomato successo nel campo finanziario. Molti di voi li conosceranno per il Dave Ramsey Show ed ha creato questa lista dei 7 baby steps, lui li chiama, che hanno permesso a migliaia di persone di migliorare veramente la loro condizione finanziaria e di dare anche quello slancio iniziale per iniziare a migliorare le proprie finanze, che spesso può non essere semplice. Io sono Karim e se siete nuovi sul canale, siete interessati al mondo degli investimenti, crescita personale, volete iniziare ad investire, iniziate subito iscrivendovi al canale, così non vi perderete nessun video come questo. Il primo baby step è sicuramente quello di risparmiare 1000 euro per il vostro fondo d'emergenza. Secondo uno studio di CNBC, soltanto il 41% degli americani sarebbe in grado di coprire un debito di 1000 euro, che significa che il resto delle persone dovrebbe andare in debito anche per delle semplici cose come la rottura della cardaia o la rottura dell'automobile, perché non ha il denaro a sufficienza per poter coprire queste spese. Avere un fondo di emergenza vi permette di dormire sonni tranquilli e di non andare in debito, e la buona notizia è che per farlo è molto semplice: basta aprire ad esempio un conto deposito come quello che ho aperto io e che ho recensito qui sul canale la scorsa settimana di FCA Bank, che se ti sei perso ti lascio qui sopra nella scheda, e una volta aperto questo conto è sufficiente impostare un bonifico automatico e ricorrente ogni mese in cui depositate una certa cifra sul vostro conto deposito. La cifra poi dipenderà prettamente da quanto vi sentite confidenti voi di risparmiare, e potrebbe essere il 10, il 20, il 30 o il 40% di quello che è poi il vostro stipendio. Qualcuno potrebbe raggiungere l'obiettivo dei 1000 euro anche in un solo mese, oppure altri in 2, in 3 o in 4 mesi. L'importante è uscire però quanto prima da questo step. Per avere un fondo di emergenza non ci sono soltanto motivi economici, ma ci ho realizzato un video dedicato in cui parlo del perché è secondo me fondamentale avere un fondo di emergenza. E in particolare averlo così basso come in questo step di 1000 euro permette alle persone di superarlo abbastanza velocemente e anche iniziare a prendere confidenza con le proprie finanze per superare anche poi gli step successivi. Il secondo baby step rappresenta quello invece di pagare tutti i vostri debiti, eccetto quello del mutuo, che sicuramente è più grande. Superare questo step vi permette di rimuovere tutti quanti gli interessi che state pagando, ma darvi una possibilità in più per accumulare invece del denaro e per iniziare magari ad investire. Per superare questo step Dave Ramsey consiglia una strategia che è quella della palla di neve del debito, e che consiste principalmente nello scrivere i vostri debiti dal più piccolo al più grande, di prendere il primo e di iniziare con il guadagno extra che riuscite ad accumulare per estinguere questo debito e di procedere poi al debito successivo. Questo metodo è generalmente molto efficace perché permette di partire dal debito più piccolo, iniziare a prendere confidenza anche per superare i debiti successivi, generando questo effetto palla di neve che diventa sempre più grande e che vi permette poi di superare tutti quanti i vostri debiti. E il secondo metodo, secondo me anche questo molto efficace per superare i debiti, è quello di scrivere i vostri debiti in ordine decrescente in base all'interesse che pagate, di iniziare dal debito che ha il tasso di interesse più alto e una volta terminato questo di procedere poi con gli altri debiti sempre in ordine del tasso di interesse più alto che state pagando. E questo vi permette di rimuovere quanto prima quei debiti che hanno un tasso di interesse molto alto e di sfruttare invece quel denaro per estinguere anche gli altri debiti. Secondo gli studi di Dave Ramsey, per superare questo step possono volerci dai 12 ai 24 mesi, però sicuramente vale la pena, perché per generare ricchezza bisogna
sicuramente risparmiare ed investire, mentre farsi prestare i soldi dagli altri e pagare degli interessi in cambio non è sicuramente una strada che farà bene alle vostre finanze e alla vostra salute anche. Una volta superato gli step precedenti, quindi avere un piccolo fondo di emergenza e aver estinto i vostri debiti, potete sfruttare tutto quanto il capitale che prima pagavate di debiti e interessi per creare un fondo di emergenza più grande che permette di coprirvi in caso di emergenze più grandi. C'è chi preferisce avere dai 3 ai 6 mesi di spese di sopravvivenza, personalmente preferisco avere dai 6 ai 12 mesi, dove però per spese di sopravvivenza si intende soltanto quelle strettamente necessarie per sopravvivere, che possono essere l'affitto, le bollette e i soldi per mangiare, o che può coprirvi in caso di effettiva pandemia globale oppure di perdita del lavoro, non includendo però quelle spese che sono dedicate allo svago o semplicemente più opzionali. La cosa importante del fondo di emergenza, come nel primo step, rappresenta quella di tenerla in un conto dedicato e non sul vostro conto corrente principale, perché altrimenti sareste molto tentati da spendere quel denaro, mentre invece avendoli su un conto dedicato che non potete vedere e che non potete utilizzare, questo vi aiuterà a non spenderli. Conoscete probabilmente il proverbio lontano dalla vista, lontano dalla mente, quindi teneteli lontani dalla vostra vista, e nel caso un giorno ne dovesse avere bisogno sarà sicuramente una bella sensazione e dormirete molti più sonni tranquilli. Una volta estinti tutti quanti i vostri debiti e generato un fondo di emergenza che vi permette di dormire sonni tranquilli, il quarto step è quello di iniziare ad investire il 15% in un fondo pensione. Probabilmente qualcuno avrebbe iniziato ad investire anche durante gli step precedenti ed è quello che avrei iniziato a fare anche io, tuttavia l'importante è preservare il focus sullo step corrente e non cercare di superare più step contemporaneamente. Dave Ramsey consiglia di investire inizialmente in dei fondi pensione perché in America ci sono delle tasse molto agevolate, in alcuni casi alcuni fondi pensione sono completamente esenti da tasse. In Italia abbiamo una situazione abbastanza diversa, tuttavia anche qui abbiamo dei piani con agevolazioni fiscali per chi vuole investire nella propria pensione, e questi sono il PIP e il PIR, ossia il piano individuale pensionistico e il piano individuale di risparmio, di cui vi lascio qui in descrizione alcune fonti per approfondirle e se volete possiamo farci un video dedicato. In alternativa all'utilizzo di piani pensionistici o di risparmio potete creare direttamente un PAC, che rappresenta un piano di accumulo in cui potete iniziare ad accumulare e ad investire il vostro capitale. Dave Ramsey poi consiglia il 15% perché secondo uno studio di Fidelity investire il 15% del proprio reddito a partire dal 25° anno di età permette di arrivare ad una pensione con abbastanza denaro da poter soddisfare tutte quante le vostre esigenze primarie. Il 15% rappresenta veramente il minimo sindacale per iniziare ad investire, e se riuscite potete anche aumentare questa cifra in modo magari di aumentare la vostra ricchezza oppure di andare in pensione prima. Una volta superati questi step dovreste sentirvi abbastanza confidenti, visto che avete iniziato ad accumulare ricchezza e avete un fondo di emergenza completo senza più debiti. E il quinto step rappresenta quello di risparmiare ed investire per l'istruzione dei vostri figli, se pianificate di averli o se ne avete già. Secondo uno studio di Federconsumatori, il costo della crescita di un figlio da 0 a 18 anni dipende dal vostro reddito e può variare all'incirca da 113.000 euro in caso di reddito molto basso, fino ad arrivare a 271.000 euro nel caso di redditi più alti. E già da questo possiamo intuire quanto sia importante effettivamente risparmiare anche per l'istruzione e per la crescita dei vostri figli, se pianificate di averli o se ne avete già. In particolare in America e anche in Europa ci sono dei piani di investimento dedicati alla crescita e all'istruzione dei figli. In Italia non conosco, oltre ai buoni fruttiferi postali, degli strumenti che permettono di investire per i vostri figli e per l'istruzione dei vostri figli in maniera anche agevolata, forse in termini di tasse. Quindi se voi li conoscete fatemi sapere qui sotto nei commenti. Ad ogni modo potete comunque sfruttare i piani di investimento che avrete creato agli step precedenti, come ad esempio il piano d'accumulo o il piano individuale di risparmio, per iniziare ad accumulare almeno quel denaro sufficiente per crescere i vostri figli almeno fino a 5 o 10 anni. Il penultimo, il sesto baby step, rappresenta sicuramente uno di quelli più complicati ed rappresenta quello di estinguere il mutuo di casa in anticipo. Molte persone hanno un mutuo spesso della durata di circa 30 anni, che rappresenta a tutti gli effetti quasi l'intera vita adulta di una persona. Immaginate invece come ci si può sentire avendo estinto il mutuo in anticipo ed essendo esenti da qualunque debito, sia in termini esclusivamente finanziari che in termini di serenità generale. Secondo un calcolatore online di estinzione del mutuo, aggiungendo 100 euro di pagamento al vostro mutuo rispetto alla vostra rata, potete estinguerlo in anticipo di circa 3 anni e mezzo. E a tal proposito, al contrario di quello che consigliano molti investitori immobiliari, Dave Ramsey consiglia quello di prendere mutui a 10-15 anni, anche se pagherete generalmente una rata del mutuo più alta, in modo da forzarvi a risparmiare e ad investire di più. E l'ultimo punto, che rappresenta secondo Dave Ramsey la linea di arrivo di questi baby steps, rappresenta quello di generare ricchezza e dare agli altri. Immaginate che cosa possono fare le persone che non hanno alcun debito, nemmeno la casa, e che invece hanno degli investimenti che generano continuamente denaro mensilmente. Possono continuare a generare la loro ricchezza e donare agli altri se vogliono, oppure possono alzare l'asticella finanziaria e ambire magari a smettere completamente di lavorare oppure andare in pensione anticipata. Questi baby step sono stati pensati da Dave Ramsey veramente
specialmente per chi parte da zero e magari ha bisogno di queste istruzioni iniziali per iniziare a gestire le proprie finanze e appunto generare questa palla di neve che poi diventerà sempre più grande. Io attualmente sono all'incirca intorno allo stato 5, anche se ancora non ho figli né mutuo. Se volete fatemi sapere voi qui sotto nei commenti a che stadio siete e che cosa ne pensate di questi 7 baby step. Se vi è piaciuto questo video e vi è stato utile in qualche modo, ricordatevi di lasciare un mi piace per l'algoritmo di YouTube, che aiuterebbe moltissimo il canale, e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto per non perdervi nessun video come questo. Vi ringrazio per aver guardato tutto il video fino alla fine e noi ci vediamo la prossima settimana in un prossimo video. Ciao!